Buonasera e benvenuti a Box Pinelli, il nostro appuntamento mensile con la salute degli occhi. Il dottor Pinelli è qui con noi, lo ringraziamo, lo salutiamo e. Allora, dottor Pinelli, inizieremo la trasmissione con una piccola sorpresa, ancora un minuto di pazienza, però vorrei dire che abbiamo deciso, anzi veramente eh, avete deciso voi e naturalmente io condivido, di iniziare parlando di retina sì. ed è più che mai attualità. Sì. Perché eh, giusto in questi giorni le società oftalmologiche, almeno nel nostro paese, ma penso anche a livello internazionale, hanno denunciato una situazione molto allarmante ah. di crescita sì. di patologie e di situazioni molto, molto serie. Sì. Ecco, sappiamo che le retinopatie possono sfociare in gravi mm. perdite di, di visione. Si dà la colpa un po' alla trascuratezza dovuta al Covid, però io direi che più in generale, ecco, mm. sapevo, non abbiamo concordato, ma sapevo già no. che questo è un trend di crescita che purtroppo registriamo sì. da qualche decennio. Esattamente. Ecco, detto questo, la sorpresa, no. poi entreremo a bomba. No, però mi piace molto. Buonasera a tutti e a voi e a lei e, a, e al nostro pubblico a casa. Dunque, eh, iniziamo con la retina, è sempre stata la Cenerentola, no? un po' messa da parte, in realtà è il motore dell'occhio, quindi da lì parte tutto il resto. Noi ci siamo arrivati dopo anni di refrattiva, ma adesso teniamo, partiamo dalla retina e poi andiamo anche alla visione, perché alla fine poi il meccanismo è, parte da lì. Dunque, sono, ricordo giorni fa una paziente mi disse, dottore, lei venerdì la guarderò in tv. Eh, ci aveva promesso una sorpresa e io dicevo: Cavoli, è vero, abbiamo qualcosa in cantiere, ma. E ieri è arrivato un invito eh, all'ultimo minuto, quindi la sorpresa per questa è signora questa. è questa dunque. Il Laser Meeting di New York, di, che c'è da anni, eh, hanno optato per la fotobiomodulazione per la prima volta e hanno invitato James Carroll, Hambling, eh, eccetera, e anche il sottoscritto a fare una lettura, faccia, la facciamo via Skype alle 12. Quindi ci sarà un'intervista... È una lettura di 20, con 20 minuti York. con, i, mie, con i, i casi, ecco, poi ci sono eh, medici da tutto il mondo che, anche se giorno o notte, come facciamo tutti noi, perché adesso è in atto comunque, quindi quando torno a casa al limite, volendo, potrei anche inserirmi sugli altri, e fanno domande via per, per iscritto e in diretta, in diretta alle, durante la lettura. Quindi domani avrò questa lettura, questo è il, il board e questa è il, la lista di speaker. Cosa significa questo secondo me? Ecco, perché un laser meeting parla di luce? Perché adesso la luce è diventata davvero parte del presente barra futuro. E quindi direi, parleremo di retina, parleremo di luce in nutraceutica Parleremo anche, ma quando abbiamo deciso il titolo non sapevamo di questo meeting. Quindi, evidentemente, nel mondo si stanno muovendo alcune tendenze. E questa è la, la sorpresa, la buona notizia, cari telespettatori. Perché quello che noi diciamo da un po' di tempo, il dottor Pinelli in prima persona. Che sembra un po' sperimentazione, mm. se, e invece non lo è. No, Come no, vedete no. ormai tutto il mondo scientifico a livello proprio mondiale si sta eh, interrogando su questa straordinaria ma, possibilità. Diciamo vero? che eh, l'innovazione eh, non è sperimentale, il dato empirico poi fa la scienza. Perfetto. Eh, la, la sperimentazione sì. è un termine interessante, ma secondo me è un po' datato, perché dice etimologicamente dice: Do, faccio un esperimento. E potrebbe avere una parte dannosa, e selezionerò quella parte. Infatti La luce, è diventata un'accezione negativa se, per, se me ci esatto, riferiamo ai qui vaccini. Que Quindi sono, no sperimentazione, ma diciamo avanguardia. Ecco. Secondo me questi sono, esatto, questo qui sì. è dati empirici, non invasivi, senza, dati, senza conseguenze negative, e vediamo se danno, e li danno, gli effetti positivi. Bene. Sicuramente non c'è dato negativo. Ecco, questo è il fatto... Portate. Ha fatto bene sì, sì. a specificare sì, sì. perché giustamente, ripeto, oggi quando si parla di sperimentazione tutti drizzano spalenta, un po' certo. i capelli perché tutti abbiamo paura di esserne no, cavi. No. E, e invece no, e Ma questa no. è proprio una buona notizia anche sì. perché eh, riflettendo sul tema delle retinopatie ah, sì. direi che poche risposte sinora sono state sì, infatti, date e quindi invece... Abbiamo la fotobiomodulazione. Sì, abbiamo anche delle belle immagini che la nostra troupe, in modo particolare Yassin, sì. ha realizzato. Nelle prossime puntate, poi vedremo anche eh, il dottor Pinelli che ci parlerà, ci racconterà della sua esperienza. Sì. Cosa stava facendo il dottor sì. Pinelli? Lì? Io mi sono sottoposto a fotobiomodulazione, ma questo mi sembrava il minimo. Uno perché L'ultimo articolo scientifico parlava di degenerazioni retiniche. Io, grazie a Dio, non ho eh, retinopatie, però essendo un ex miope che si è tolto la miopia eh, anni fa in cornea, ho una retina ancora miopica, che non è una retina patologica, è una retina eh, diciamo, di un ex miope. Quindi ho detto, la faccio perché nelle, nelle degenerazioni retiniche iniziali o eh, la prevenzione può far parte del Perfetto. protocollo, quindi faccio nutraceutica e fotobio anch'io e non solo i miei pazienti. La regia ci ha suggerito di stare zitti per pochi secondi per sentire un po' l'atmosfera, ah, perché eh, sì. a volte si è intimoriti no? quando si entra o in una sala mm -hmm. operatoria, qui no di certo, mm -hmm. ma per farci capire qual è il clima rilassato. Sì. Direi che va bene così e riserviamo magari il grosso del, diciamo, di questa registrazione per un'altra puntata perché oggi abbiamo veramente una tabella di marcia nutrita. Mm. Per i nostri amici telespettatori dobbiamo ricordare, soprattutto sì. per i nuovi, sì. mi auguro che ogni puntata ci sia un'aggiunta di pubblico perché il dottor Pinelli lo merita davvero, eh, voglio ricordare che cos'è la fotobiomodulazione. Eh? Sì, ricordiamo cos'è. È usare la luce modulata, quindi ehm, con delle lunghezze d'onda selezionate, nell'occhio, in questo caso occhio aperto e quindi pulsata, e poi c'è anche all'occhio chiuso e quindi continua con una lunghezza d'onda un po' più vicina all'infrarosso. C'è una fascia nel, nel uh, spettro del visibile che è molto simile al colore della nostra retina che è la stessa fascia che prediligono le piante nella fotosintesi clorofiliana. E qui ci avviciniamo un po' al mondo dei grandi esperti di botanica, Mancuso e non solo lui, che stanno studiando quanto il mondo vegetale può avere un'attinenza nel futuro con il mondo nostro. E quindi da quanto noi possiamo andare a un ecosistema sanitario, impatto zero di medicina rigenerativa, guardando al mondo delle piante. In questo caso la fotobiomodulazione fotobiomodula la luteina, che è un vegetale che abbiamo in retina. Quindi, io mi associerei a questa cosa. Quando una persona, grazie a Dio, nel mio caso non ha nulla, per adesso lo fa a livello preventivo con nutraceutica e abbiamo dei dati, ma ci sono persone che hanno maculopatie, e retinopatie, uh, Stargard, pigmentose, che ormai danno i dati di blocco o miglioramento della patologia. Su questo. Vuol dire che i mitocondri e l'epitelio pigmentato sono sensibili alla nutraceutica abbinata alla luce. alla luce. Quindi fotobiomodulare significa modulare secondo natura la luce. Non difendersi dalla luce, ma modularla nelle, negli orari graditi. Generalmente sono quelli della prima della giornata e del crepuscolo. Gli stessi orari in cui le piante si nutrono di luce, che durante il giorno piegano un po' la foglia. La fotosintesi clorofiliana avviene negli orari in cui la lunghezza d'onda è di un certo tipo, ma loro lo sanno distinto di e noi dobbiamo, ci siamo arrivati studiando. Molto interessante, vorrei anche avvisare il nostro pubblico che se magari leggendo qualche rivista può succedere, no? che oggi se ne parla molto, mm -hmm. trovate la sigla PBM sta proprio per fotobiomodulazione, esatto. è cioè l'acronimo dal, dalla parola in inglese fotobiomodulation. E quindi siete informati. Adesso dobbiamo fare però un distinguo per dire a chi è rivolta certo. perché molti sapranno soprattutto chi soffre ad esempio di maculopatie mm -hmm. che eh, esiste la famiglia delle, delle maculopatie umide e e quelle cosiddette certo. secche in realtà è una distinzione molto grossolana sì, dottor Pinelli perché sono veramente molto più le sfaccettature esatto, di, di questa patologia esatto. ecco. ha detto bene però eh, la gente sente dire umida o secca no? ecco Teniamo conto che la maculopatia secca è aumentata negli ultimi 30 anni del 100%, la umida negli ultimi 10 anni del 1000%. Non si capisce perché, ma secondo noi è un sintomo, un edema. Il paziente con maculopatia umida ha anche altri disagi a livello fisico e metabolico mm. e integrato. Ecco perché la medicina va integrata, la maculopatia va considerata un sintomo. Ecco perché la pupilla va considerata un colpo di fortuna, perché è una finestra per vedere e mandare terapia, non solo vedere il mondo. Ecco perché se uno ha un problema di visione, eh, potrebbe avere edemi altrove, ma da lì lo vedi. Quindi l'umida va curata con i protocolli che esistono in tutto il mondo con eh, anti eh, neovascolarizzazioni, iniezioni, eccetera. Purché abbiano un protocollo con un un numero ben definito e un risultato di staticità. Quando si asciuga si passa alla fotobio. Io spero che le abitudini alimentari, comportamentali e integrate di una medicina che, che metterà insieme anche il pensiero e i modi e le abitudini di una persona e non solamente considerarla eh, un essere umano che prima o poi avrà qualcosa per forza. Perché se uno si mangia, beh, se uno si nutre in un'altra maniera o si comporta in un'altra maniera, è difficile che vada in certe patologie. Quindi quando dovesse essere solo secca e noi lo vediamo, aumentiamo quello, noi lo trattiamo con la luce e quindi la luce... Tutti la questi vasi che immagino siano mm. finissimi, quasi invisibili, sono vasi che devono esserci? No, la, no, no. La, la coroide non deve andare... Non oltre. deve essere vascolarizzata. No, perché infatti sotto la macula esistono vene vorticose che sono che una spreca, specie di no? radiatore. No. Quindi la macula, alla macula non piace il danno termico e fin lì le drusen qui possono essere ecco, degli accumuli. Il, il filmato ci spiega, bene. Questa è secca. Perfetto. Adesso però esiste anche questa reazione che è una neovascolarizzazione della coroide. Questo è un edema. Quindi le, il paziente che ha questo fenomeno, spesso è un paziente vascolare, quando il corpo non ce la fa più, butta fuori eh, eh, siero, non è sangue, siero. Ah sì. Sì. E quindi quando lo butta in macula uno dice: Non vedo bene, vado all'oculista. Ma se quell'edema fosse un rene o in un microvaso del cervello potrebbe non aver sintomi. Quindi la maculopatia umida ci ha fatto capire che siamo un unico sistema e potremmo avere edemi altrove. Quindi ci vuole un diuretico naturale. Quando si asciuga e diventa dry, qua a sinistra, allora la fotobiomodulazione è un po' come un giardino: togli l'acqua, metti il concime, luce. La il, il, il suo nutrimento e il giardino va a posto quando è troppo inzuppato il terreno è meglio non far nulla ha perfettamente ragione ecco penso che queste siano veramente delle buone immagini molto, che ci molto. fanno capire finalmente qual è la differenza tra l'una e l'altra uh -huh. delle espressioni comunque Ma una di può una... andare nell'altra interessante questo eh, sì. perché non è inesorabile la wet cioè mm. la umida non è inesorabile è, è una, una sentenza che ha dall'inesorabile quando viene comunicata può diventare asciutta e lì può riprendere la sua funzionalità lentamente o bloccarsi. Attenzione perché troppa chimica sulla umida non è ottima perché il viso scala, nella secca possiamo invece mantenere la visione. Questa è l'OCT, questo è un esame irrinunciabile, è un esame che va a 7 microns e, e ti fa una... Diagnosi, noi la facciamo a tutti, anche i sani, eh? perché tu puoi avere un sano che ha una lievissima irregolarità, ma dice io sto bene, lì la medicina preventiva e rigenerativa, che poi sarà quello a cui ci dedicheremo dall'anno prossimo. Questo è un altro scoop che ho non richiesto. <ride> <ride> Però... E so ecco. che lei si applica molto alle neuroscienze oggi, quindi... Mi sì, aspetto io, che io pubblico il da... 90% in neuroscienze e 10% in oftalmologia, cioè voglio dire, in, le ho messe insieme. Cioè, io dall'occhio sono andato più avanti e non mi piace fermarmi lì, ma per me l'occhio è stato un, un semaforo verde per andare dall'altra da, parte. Da, parte, però ecco, questa macchina è importante. Ma questa macchina paradossalmente ti dice come sono i microvasi del rene, del cervello, non ti parla dell'occhio, ma non ti parla solo dell'occhio, ti parla dell'epitilio pigmentato. Sì. L'epitilio pigmentato c'è anche nel. Nella, eh, Sistema nervoso periferico, malattie neurodegenerative, ad esempio Alzheimer, SLA e altri, hanno placche, hanno epitelio pigmentato e hanno delle varie Quindi la macula è lì perché c'è una pupilla che te la fa vedere, ma in periferia ci sono mille posti maculosimili che non devono vedere fuori, ma che devono avere pulizia. Quindi le placche sono beta amiloide e grasso, ma come lì si chiamano drusen, altrove altro, ma non sono della stessa famiglia. È molto interessante quello che lei sta dicendo e mi rendo conto che pur essendo un, uno specialista, non come è più Sudavide, oftalmologia, esatto, sì. ha questa visione integrata. complessiva, integrata e quindi è, Beh, è in fondo noi siamo, molto importante. Dunque, in fondo la pianta così. è uno, l'uomo è fatto a piramide, sembra più interessante, ma se colpisce un organo periferico crolla il sistema, è Perfetto. più fragile, bisogna eh sì. tornare uno secondo me e riusciamo piano piano riusciamo, riusciamo. e poi soprattutto rispettiamo quel, diciamo, quel precetto di non invasività eh? Perché... certo. e poi anche la vita cioè voglio dire tu fai tante belle cose ma per una cellula sana forse daresti 4 o 5 cose pratiche che hai accumulato nel momento in cui sai che non è più sana allora se agisci prima prevenendo eviti falsi valori Molto giusto. Senta, a sì. questo punto ci siamo un po' giocati lo spazio, ma il concetto eh sì. era troppo bello Vabbè. da approfondire. Eh sì, non possiamo. Dell'intervista dell che vedremo comunque oh, in sì, seguito. Sì, 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 sì. E, Ci teniamo eh, anche a mandarvi in onda le testimonianze, sì. così. però direi che se la regia ci. Potesse aiutare abbiamo sempre due eh, appunto, due, la pubblicazione di due studi Beh, eh, perché oggi funziona così. Perché anche importante. adesso, arrivando qui questa sera in macchina, c'era una feroce discussione. Cioè, ah, lei dove si è documentato? Quali studi pubblicati? Eh, non riguardo al nostro argomento, ad altri ma, argomenti, cioè, oggi ci si scontra ma, sul tema delle pubblicazioni. Ma io direi eh, che è anche giusto, è un diritto. Dunque, la salute è un diritto umano, il telespettatore. Eh, ha bisogno di un medico che gli spiega o le spiega le cose e quindi dice insomma aculopatico si può fare cosa non invasivo perché eccetera non sono più eh, ammalato per forza posso fare qualcosa però un momento mh, mi spieghi cosa fai o io ti porto la pubblicazione in casa questo è sempre stato un po' di casta le caste non servono perché tra esseri umani quando uno poi è malato, anche se è un medico, eh. esce dalla casta e deve andare da un altro medico e non lo vuole di casta, lo vuole amico. Allora cominciamo prima a tirare i remi in barca e dire che tutti potremmo essere parte e lo siamo. Però dobbiamo pubblicare questo Molecular Science, l'impact factor intorno a 5, quindi è molto elevato, ha detto che, quello che si è scritto, praticamente un nuovo approccio al meccanismo che è un ponte, tra l'umida e, uh, eh, cioè, e la secca c'è un ponte e poi riconsidera, cioè ci obbliga a riconsiderare il ruolo dei fotochemicals, cioè della nutraceutica. Qui non parla addirittura di luce, perché qui abbiamo prima parlato di nutraceutica, poi di luce e poi abbiamo messo insieme. Bene, bene, quindi questo è solo uno, ma ne abbiamo anche un altro. Oh, sì, questo è uno dei più importanti, ma ce ne sono degli altri. <coughs> questo qui è, secondo me, pazzesco perché si è aggiunto anche San Diego University, Qui dice, dopo, hanno provato, hanno detto, è vero, in laboratorio abbiamo visto che combinando i fitochimici di prima, chiamati nutraceuti, con la luce, ci sono casi di retina degenerazione eh, risolta. Ecco perché io ho fatto la fotobio, perché essendo un ex miope, non maculopatico, grazie a Dio, però una, una retina di un ex miope potrebbe essere virtualmente un poco più fragile, degeneratina, diciamo così, no? Sebbene normale. E quindi me la sono fatta. Perché Preventivamente? Non... E eh certo! Senza, quindi ho malattia. pensato, medicina preventiva, prima su di me, eh? e devo dire che ho dormito profondamente due o tre notti, cosa che non succede spesso, mi sveglio, no? E quindi ho avuto altri effetti che scriverò anch'io e, e pubblicherò anch'io i miei effetti, ma anche dei miglioramenti per quanto ottiene la visione? Sì, sì, francamente sì. Adesso non posso dire esattamente, io vedo abbastanza bene, direi che però ecco uh, più dettagliatamente, un po' meno movimenti vitreali, eccetera. Però dobbiamo anche dimostrare che ho preso nutraceutici, quindi è plurifattoriale. Sì, E poi comunque resta il concetto che lo si fa a titolo preventivo in questo caso. E in futuro sarà tantissimo... Prima, arriveremo a arrivare ai pre-maculopatici, a coloro che hanno maculopatici in casa ma non l'hanno, a come si nutrono, a che tipo di healing hanno come a livello di elettricità nel corpo, a che tipo di detecting della bio risonanza nel corpo. Quando hai sintomi prima non fisici, riesci a lavorare sull'energia prima che il sintomo diventi cellulare. Questo è il sogno che ho io. Questa è la medicina quantistica. Futuro. Sì, esatto. <ride> esatto. Che ancora bene bene, non riusciamo a capire fino in fondo e ad apprezzare. Ma... Però eh, potrebbe offrirci davvero prometti... tante risposte. Vi promettiamo sì. che quando la faremo la presenteremo qua. Ci conto? <ride> sì, sì. Non voglio dire che avrà tutti i capelli bianchi perché già ce li ho, no, però no. voglio dire passeranno. Mm, ci stiamo già iniziando. lavorando, eh? ci stiamo già okay. lavorando. Eh. Va bene, non abbiamo ancora più molto tempo, sì, sì. però insomma vorrei mh, riflettere quindi la fotobiomodulazione mm. riservata a chi ha la patologia in atto, sì. preferibilmente la secca, la umida invece bisogna... Asciugarla, procedere sì. esatto. Sì. Diciamo, e poi si può sì. scegliere sia la strada convenzionale. Sì, beh, quella, quella convenzionale di... è un farmaco, ma è anche comunque un inizio protocollo. Inizio non dimentichiamo una anni. cosa, che la farmacologia comunque chimica ci ha salvato da tante cose. Sì. Quindi onore al merito. Io metterei insieme le nuove tendenze con quelle classiche in modo che piano piano si integrino. Quando parlo di medicina integrata, parlo anche di eh, gruppo di medici integrato. Sono da Mettere nel gruppo, dobbiamo collaborare, non dobbiamo fare le faide. Non servono le faide ai pazienti, ai pazienti servono due medici che vanno d'accordo perché di mezzo c'è un essere umano che vuole star bene. Quindi si integrerà. Guardi le farmacie, molte sono quasi mezze parafarmacie. Anni fa non era così. Si stanno convertendo piano piano. Dobbiamo dare il tempo di integrare. E noi, intanto, andiamo avanti nella nostra linea. Poi arrivano, arrivano con da i vero. risultati. Perfetto, quindi lei per concludere questa prima sì. parte, lei eh, stasera, domani sì. nel cuore della notte, non lo so, sì. eh, si collegherà appunto con eh, la Lua. webcam. Domani insomma. alle ore 12 nostre. Ah ok. Perché eh, adesso lo valuteremo... E avanti racconterà queste no. cose, parlerà delle, delle sue Racconto, esperienze, i suoi dati. Racconterò i dati da fotobiomodulazione pura a nutraceutica pura e poi all'integrazione una all'altra. quindi fino alla seduta una o due in nutraceutica, piuttosto delle più sedute con meno nutraceutica. Farò capire la conversione dei due fatti e poi parlerò di medicina preventiva, cioè dirò fotobiomoduliamo tramite il portale Occhio e poi faremo anche... Altrove. Ma le faranno anche delle domande, ci sarà una Cav discussione. Eh sì, eh sì. E quindi questo è forse il momento che più bello. elettrizzante, ma anche un pochino più è, intensivo. È, nel è il senso. più bello perché io l'altro giorno ho visto altri, sono da tutto il mondo, Singapore, Cina, eh, gli asiatici sono molto interessati. Questo posso su, immaginare. Eh, Sudafrica, eh, però ecco ricorda un po'. La questo, tecnologia del macchinario, però è, la tecnologia del macchinario è americana, eh. però anche inglese. La fotobiomodulazione la faremo anche se andiamo al corpo, quindi è, è europea. Teniamo anche conto però che la Cina, parliamo della Cina medica di millenni fa, già conosceva i canali energetici che oggi si chiamano agopuntura. Quindi attenzione, loro usavano altri modi. La fotobiomodulazione va sugli stessi tipi di canali a livello di, neuro, di neurovegetativo e non è dissimile senza invasività di aghi con un principio di acupuntura, con un principio di omeopatia. Ci sono alcuni tipi di medicine già approvate che saranno l'integrazione della medicina orientale e occidentale che diventerà uno. Dobbiamo unire le due medicine e pubblicarle. Molto bene. Allora, vabbè, insomma, un po' anche quello che mi dice il mio medico, che mi dice quando là dove c'è eh, dolore c'è assenza di energia. C'è stata un'interruzione. Ho faticato un po' a capire questi concetti, però li ritrovo eh, anche nel, devo dire, nella filosofia, nel modo di lavorare del dottor Pinelli e, e mi fido, mi fido. So sì, che grazie. si procederà. Anche speditamente su questa sì, strada. Sì, un'altra cosa che voglio dire, i pazienti, molti dicono, ma però si sì, chiudi, apri. Allora, l'unica persona che può far fallire un medico sono i pazienti che non ci vanno. Quindi al medico conviene anche essere più ecologico e sarà, avrà sempre i pazienti. Beh, lo auguro, <ride> hai ragione, è anche pragmatico. Bene. Ci rivediamo tra un paio di minuti. Già dall'inizio, dopo la sigla, potevate telefonare, quindi se non l'avete ancora fatto per chiedere, eh, semplicemente per fare proprio delle domande o parlare dei vostri casi. Fatelo pure con fiducia. ritrovati, grazie per le vostre telefonate. Apriamo la seconda parte con quell'intervista che avevamo promesso che è relativa a un signore di Diluino, 52enne con seri problemi di visione. Eh, si chiama Fiorangelo Bianchi, mio, una miopia congenita molto elevata, un occhio stanco e che ha ricevuto in seri fotoni e nutraceutica. Vediamo com'è andata. arrivati, buongiorno! Pronto. Il signor Fiorangelo ha 52 anni e abita vicino a Lugano perché è originario di Duino. Sentiamo quella che è la sua storia, come ha conosciuto il dottor Pinelli, per quale tipo di problematica e che cosa sta facendo con il dottore. Io il dottore l'ho conosciuto tramite amici in comune e il solito passaparola. Poi, appunto, ho preso un appuntamento presso il centro sedico a Lugano, dove sono venuto a fare una prima visita, e dove mi hanno visitato e hanno visto un po' le problematiche che ho io, ho parlato appunto col dottore, con lo staff molto preparato, gentile, sempre educato, sempre attento a porsi verso il paziente. E dopo un l'iter della visita con la dottoressa e in ultima istanza poi col dottore, appunto, ha stabilito che avevo bisogno di un ciclo di nutriceutica per andare a rafforzare un po', rinvigorire l'occhio che era un po' stanco e ho iniziato a fare appunto questo ciclo con, con la nutriceutrica. Io sono qua più o meno sotto cura col dottore da circa più o meno tre anni, rispettando comunque la tempistica della cura più eh, man mano che si proseguiva con la cura. Facendo anche eh, tre trattamenti a distanza di, di tempo che mi è stato dato dal, dallo staff del dottor Pinelli di fotoni. Piano piano, un po' con la nutriceutica che ha mh, rafforzato diciamo, tutto il sistema eh, dell'occhio e l'energia positiva dei fotoni che hanno dato una mano, piano piano eh, ci sono stati dei notevoli miglioramenti. Possiamo fare degli esempi magari, nel senso ha dovuto integrare l'alimentazione? L'alimentazione eh, più o meno ero già mh, su una cosa abbastanza perché vado molto in palestra. Però, eh, seguendo appunto le direttive del, dello staff eh, del dottor Pinelli, ho comunque sì messo mh, altri alimenti mh, tipo carote, tipo mirtillo, tipo centella, che andavano comunque abbinati in più al, alla nutriceutica che stavo già facendo. Quindi, eh, mi il tutto. Con, ripeto i tre trattamenti che ho fatto con i fotoni di luce diciamo che eh, l'occhio comincia a essere più reattivo eh, comincia a essere più eh, tra il passaggio dalla strada molto luminosa a un locale buio l'occhio eh, è più reattivo cioè prima di venire qui ci voleva molto tempo ora che l'occhio si adattava alla luce, al buio. Dopo questi trattamenti e la nutriceutica, l'occhio è più reattivo, molto più eh, dinamico. E in più, eh, piano piano mi si sta ricompattando un attimino la visione, perché chiaramente col problema che io vedendo un po' annebbiato sta un attimino compattando la visione e dissolvendo quella nebbia che io vedo. Quindi ha migliorato e ha fatto dei passi in avanti sì. per quella che era appunto la problematica. Sì, parecchi passi avanti se andiamo a vedere che sono comunque passi avanti fatti mh, con una cura secondo me è molto all'avanguardia perché il dottore, per come lo, lo concepisco io, è, è un medico che è, o, è oltre la scuola vecchia, è la scuola nuova, cioè è attento ad eh, dare anche una fonte di alimentazione all'occhio per far sì che l'occhio si rafforzi, eh, consolidandola con l'uso dei fotoni per avere quel, quel miglioramento con la nutriceutica che poi con l'aiuto dell'energia dei fotoni viene consolidato e viene comunque mantenuto e migliorato perché comunque i fotoni vanno a dare eh, quell'energia all'occhio stanco, quindi di conseguenza sì, mh, ci sono dei miglioramenti, chiaramente mh, bisogna... Essere un po' scrupolosi nel seguire l'iter della, della terapia che poi non è nulla di impegnativo. Quindi possiamo dire che è un'esperienza che le sta dando soddisfazione e quindi positiva. Sì, un'esperienza che mi sta dando soddisfazione, un'esperienza positiva più che altro perché comunque è un'esperienza eh, nuova, un'esperienza non invasiva, un'esperienza piacevole perché qua non si tratta di un'operazione un intervento che uno deve andare in sala operatoria qua si tratta di, di ehm, una cosa importante una terapia importante una terapia forte che va a mirare a risolvere il problema come dicevamo prima problema eh, di salute dell'occhio ma anche il problema del, che ha la persona nel rapportarsi nel sociale quindi sì molto positiva la cosa. Per me il dottore è oltre la scuola nuova perché si vede l'impegno, si vede ehm, la costanza, l'impegno eh, che ha in quello che fa, eh, nella, nel rinnovarsi sempre nella ricerca, nel proporre soluzioni positive che aiutano molto, quindi non sono cose che uno dice, ah, faccio questo e poi alla fine un paziente non ha risultati, sono cose positive. In più, se, mettiamo, se confezioniamo il tutto che ha uno staff comunque sempre sorridente, sempre pronto, sempre disponibile, diciamo che nell'insieme uno viene anche volentieri a farsi visitare, curare e anche ma alla fine di ogni visita. È bello confrontarsi col proprio medico e anche con l'assistente del medico nei miglioramenti, nel discutere un po' su come la terapia abbia fatto effetto. Qua sembra di essere in famiglia, infatti almeno io personalmente quando vengo qui a fare le visite. Non hai quel, quel, quel pensiero di dire devo andare a fare la visita, ci vai sereno perché sai che trovi un ambiente positivo eh, di persone competenti, eh, di persone solari che mm, possono consigliarti e indirizzarti e comunque accompagnarti nel cammino della terapia man mano spiegandoti le varie vicissitudini insomma della terapia e delle problematiche che potresti o non potresti incontrare ecco. facciamo vedere il mondo colorato <ride> un attimo Venga con che, che, che mi ha sia. dato <ride> 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 bene allora, direi che questa intervista che abbiamo lasciato integrale, eh, perché ha, ha dato una buona spiegazione, eh, questo sì. signor Fiorangelo, sì. nome curioso, che è arrivato in serie con una condizione molto, molto critica. Insomma. Mo, era molto, dunque io ritengo che questa eh, intervista sia una delle più belle, perché al di là dell'effetto wow, che è anche più eclatante, qui stiamo vedendo, Piccoli miglioramenti, ma grandissimi effetti. Poi io ho notato una cosa che lui sta, spiega le cose in maniera più interessante <ride> di quanto lo possa fare io, nel senso che ha capito molto di più. E oltretutto mi piace anche quest'ultima immagine, ringrazio la regia, perché poi c'è anche la parte emotiva dietro, essendo lui uno molto controllato, qui si è lasciato un attimo andare. È chiaro che si è accorto di tante cose. Non dimentichiamoci, io lo saluto, grazie per tutto, eh, Fiorangelo. La prima volta che lo vidi. Anche eh, la postura e tutto era, era quasi da pseudo-accompagnamento, quindi stiamo, stiamo vedendo un itinerario di una persona che comunque è felice. Poi, guardate il fisico che ha di, di, di palestra: sì, cioè, l'ha detto anche. E qui quindi, ecco, cioè, adesso, anche il resto sta assumendo l'età biologica del fisico. Ma la prima volta c'era una discrepanza tra le due parti e l'atteggiamento, e poi la capacità di analisi e di comprensione mi ha fatto una spiegazione che mi ha convinto di quello che sto facendo perché quello che ha spiegato è impeccabile sì, sì, molto, molto interessante molto, molto. davvero sai che poi sentiremo anche la moglie perché qui si sta ah, sì. manifestando questo Famiglia. fenomeno che sì. si arriva a livello Vero. Familiare. Allora, in teoria noi dovevamo parlare adesso di, ce la facciamo però penso, sì. no? perché sono temi che abbiamo trattato varie volte, il cross-linking sì. che viene effettuato ma da sempre, mm -hmm. eh, e, anche quando non c'era Seri, lei ha sempre optato mm -hmm. per la, diciamo, la, mh, la possibilità di farlo transepiteliale. Sì. Quindi questa parola che può sembrare complessa, cioè salvando l'epitelio, ah, in sostanza ah. non rimuovendo. No. No? E questo perché lei ha potuto farlo in quanto autore di un'invenzione. Sì, <ride> ma di un brevetto anche. Sì. Oppure il contrario. Che eh, significa? La mm. Che spesso l'invenzione viene dalla necessità, non dall'intelligenza pura ovvero l'intelligenza pura astratta nel cui io credo poco. Io penso che si sia intusligere, cioè leggi dentro qualcosa quando hai dei bisogni eh, tuoi. Eh, noi avevamo bisogno di non invadere e quindi eh, abbiamo inventato alcune cose. Quindi io direi che il bisogno e la fame, tra virgolette, di sapere aumenta la creatività. In fin dei conti, quando hai tutto, 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 spesso non hai bisogno. Ti adaggi un po', ti ecco. siedi. Allora, noi non volevamo non essere invasivi. Quindi, transepiteliale crosslinking, non muoviamo l'epitelio quando gli altri lo muovevano. Abbiamo dimostrato che si può. In fondo non c'è diversità con la fotobimodulazione che va all'epitelio eh, pigmentato. Esatto. L'epitelio non è una barriera, è una membrana che ti dice... Alcune sostanze passano e altre no, la luce la facciamo passare sempre. Se però non mi dai quello che voglio, cioè pulito, puro come me, sotto se faccio dei depositi, sotto il collagene corneale si chiama keratocono, quindi te lo lascio e si indebolisce, e sotto il pigmentato sono drusen maculopatia. Se andassimo anche in, in malattie neurodegenerative periferiche, ecco che altri tipi di placche di neoformazioni potrebbero essere accumuli da togliere o da disturbi eh, dovuti a fattori che vedremo. Quindi perché abbiamo usato la luce la prima volta? Perché avevamo una sostanza che la attirava, cioè la riboflavina. Quando questa la rilascia al collagene, il collagene della cornea si irrobustisce e il cheratocono non è più da trapianto, ma resta più moderato, gestibile e quindi più di 280.000 casi al mondo adesso in tutto il mondo sono stati salvati dal trapianto. La lobby tra virgolette dei trapianti non è più una lobby, ma in casi estremi c'è ancora, però francamente anche coloro che facevano tanti trapianti di cornea adesso sono passati al crosslinking, quindi anche loro hanno dovuto essere meno invasivi per fare questo però bisogna us usare questo collirio di sua invenzione, diciamolo, no? Anche eh, mi sembra sì, un atteggiamento sì. molto modesto, il concetto... cioè il, il collirio osmotico sì, e il parasel. Sì, è stato il primo eh, a essere mh, non, eh, osmotico. Uh -huh. Adesso chiaramente poi ci sono diverse varianti, cioè uno può dire sì. faccio il modello di macchina elettrica a Tesla, poi ce ne sono delle altre. Vediamo che tante case fanno macchine eh, elettriche. È chiaro che tu ti ricordi di Tesla. Tu ti ricordi della prima, bene, il brand, ma il brand va anche esteso. Sicuramente la prima intuizione eh, ha un prezzo da pagare, che è eh, non avere eh, certezze al momento. L'unica certezza è che non è dannosa. E quindi devi dimostrare che è efficace. Quando gli altri vedono che è efficace, allora poi si diffonderà e così è successo. Eh certo, Comunque per lei è stata veramente una pietra miliare perché è vero che eh, c'era grande necessità di dare una risposta poco invasiva, mm. assolutamente non invasiva per eh, i pazienti con il cheratocono. Sì. Però è anche vero che lei. Beh, lo so, lei mh, è, è abbastanza modesto nel senso che non ma, vuole che si ma, citi troppo, però è, è stato il passaggio che non è stato proprio automatico no, alla fembra, ma ma neanche, neanche difficile, ha richiesto neanche, molta osservazione. Ma neanche facile, allora, esatto. attenzione, a me piace che se gli altri vogliono citarmi sono contento. Farlo da solo mh, poco interessante. No, vabbè, ricordo anche... che può essere stucchevole, no, però no. c'è cioè stato Proprio unico, cioè nel senso è stato lei, nessun sì, altro. Sì, sono stato io, eh, però ecco, eh, ho avuto questa idea e l'ho realizzata. La cosa non facile era eh, andare in casa di chi ha scoperto il contrario e fargli capire, e quindi andai a Dresda all'università, dai tedeschi. Perché gli autori tolgono. della tecnica cross-linking sono i tedeschi? Quindi. Sì, era eh, sì, sì. Sì, Teo Seiler, Wollensack, Spol, Dresda università e non solo in Germania non ricordo più comunque un ebreo tedesco paradossale ma è un ebreo tedesco e poi due tedeschi ma molto seri però dicevano epitelio off, off. Il tedesco fa così c'è cioè un muro lo togli io ho detto no in mezzo al muro si può passare se dai hai un linguaggio tra le pietre dei muri a secco no? non abbatterlo e allora abbiamo ma, ehm, e gliel'ho dimostrato in casa loro. Eh. Eh, sì. Hanno fatto 10 riboflavine senza nome e hanno detto questa passa era la nostra. Quindi abbiamo fatto il doppio cieco. Oggi, comunque, fatto. è considerato diciamo, la tecnica d'elezione, quella trans giusto? Ma sicuramente. Abbiamo letto il do, insieme anche l'anno scorso il documento. Funziona, non è invasiva e si può ripetere se, se servisse. Ci sono ancora nostalgici eh, che possono fare epi-off, benissimo. Ci sono ancora nostalgici che anzi, anziché FemTolasic Lux fanno FemTolasic e non Lux o PRK benissimo. C'è ancora gente che fa che keratotomie radiali, non si fanno più. L'atto medico è un atto personale. Però, se vuoi andare al futuro dell'umanità come vantaggi evoluzione anche della mente, corpo e spirito, della comprensione, del discernimento, di scegliere una terapia, e preventiva, quindi senza dolore si previene il dolore e quindi si per la patologia è chiaro che bisogna fare le cose di questo tipo. Bene, quindi all'inizio mi mm. ricordo eh, ancora il tempo quando i, i introdusse, oltre alla FEMTOLASICIC, sì, la, la LUX. Lux e, eh, eravamo in quella fase iniziale in cui lei lo proponeva ai pazienti ma non l'aveva ancora... Eh, Reso un atto, diciamo, un passaggio no, obbligatorio non, nel. Non è, esatto, ma come tutte le novità non vanno imposte, bisogna prima parlarne e poi pubblicare i risultati. La cosa importante è che tu non debba fare, che non faccia danni. Primo un non nocere, poi devi capire anche e dimostrare che è effettivo. E la luce si è mostrata effettiva anche sopra dopo una FEMTOLASIC, sopra l'occhio e quindi appoggiata alla liboflavina e alla luce, lo consolida, ma non solo, ma nei due occhi poi messi insieme uno e l'altro, la luce non si ferma lì, va oltre, quindi va nelle vie eh, interne e quindi va anche in ghiandola pineale. Ecc. Per intenderci, lei oggi ritiene che la parte più importante sì. eh, della metodica sia questa, la parte mm -hmm. finale, conclusiva. Sicura. Meravigliosi, molto suggestivi i laser, come per lavorano, carità. come si interfacciano, sì, il fento... Eh, il vento laser, sì, 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 secondi ma, volevo dire sì, questo. Sì, sì, beh, per carità, anche è, è fantastico, anche, sicuramente. Sì, però, però. però la LUX eh, non solo serve in cornea, ma in retina, ma dalla retina andrà nel sistema nervoso periferico altrove. Sicuramente eh, può anche darsi che in futuro certi altri tipi di fotoni possano sostituire alcuni laser e quindi agire plasmando, cioè facendo una corneoplastica per esempio no touch completamente con la luce e poi andando nei settori in cui vuoi tu, camera anteriore, media, cristallino, vitre altrove, e attivare dei, 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 dei nutraceutici posti lì dal base, dai vasi sanguigni, eh, quindi via vascolare o l'occhio linguaggio. Del... E, ah, oh, so in sì, è e quindi noi attiveremo con la luce nei distretti periferici o tramite l'occhio oculari sostanze che abbiamo messo lì. Quindi l'attivazione viene in maniera indiretta, un po' come uh, un, po un concetto atlantideo, un concetto da, da, da teletrasporto senza toccare. D'altra parte i nostri telespettatori saranno informati che ehm, quello che noi definiamo il bagno di luce è, è questa colata che tutti hanno definito estremamente piacevole, ma, di, di riboflavina, che io, poi è la vitamina B. Ma sì, eh? che eh, le, le vitamine hanno delle, pro, delle proprietà uniche, ognuna di loro. E questa reagisce con la ecco, luce? Ecco, lei cioè ha un'affinità eh? con la luce, la prende sì, e la lascia a sì. un mezzo circostante. Eh, la vitamina A, ad esempio, è epitelio protettore, poi c'è il tocoferolo la vitamina sì, E, esatto. con Diva, poi alfa, beta, gamma con tocoferolo, non c'è solo alfa, allora Abbiamo notato che in natura esistono dei mezzi per... Naturalmente noi stiamo cercando di capire cosa possiamo fare in maniera certo. utile e non invasiva. Bisogna guardare anche molto il mondo vegetale e l'ecosistema, anche energetico a impatto zero, oggi si parla tanto di energia nel pianeta. Bene, ci sono alcune energie che un tale Tesla analizzò anni fa, ma adesso vanno riprese un po' perché esistono. E quindi ci sono energie che creano anche danno e purtroppo anche conflitti e ci sono energie pulite che non dovrebbero eh, crearne. Ah, sì. Quindi, ecco, Infatti. piano piano arriveremo anche Perfetto. lì. Perfetto. Allora, un pochino velocemente, mm. vediamo la copertina di una prestigiosa rivista, sì. soprattutto per voi, oftalmologi. Infatti, la rivista si intitola Ophthalmology Times, Times Europe, Europe. Europe. Sì. Ecco, anche dove, appunto, <ride> si eh. conferma l'interesse del mondo Beh. scientifico per... Sì. Eh, L'hanno messo in copertina e a nostra insaputa, ma secondo me hanno fatto anche bene, non tanto. Ecco, io uh, vedo, non interessa a noi che non, ci sia, che non ci sia, il nostro nome qua, anche se l'articolo è all'interno. La cosa importante ecco, eh, è, ecco, l'articolo all'interno. Eh, c'è pure okay. la foto. Sì, quella l'hanno messa. Sì, però voglio dire, <ride> non c'era comunque eh, di là. Harnessing cosa vuol dire? Harnessing? Eh, anali analizziamo, cerchiamo ah, di approfondire sì. il potere della luce della... Blah, blah, blah. Cioè, Perfetto, nella bla 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 cioè presentiamolo e vediamo di cosa si tratta, anche per loro è una novità. E eh, quindi te, molto, dobbiamo molto, prendere in considerazione questa cosa. Perfetto. Allora ricordiamo che i vantaggi di queste metodiche sì. sono l'assenza di dolore, mm. la bilateralità. Sì. Che guardate, non diamo per scontato questi due primi no. passaggi perché in molti interventi oftalmologici non ci sono. E l'assenza di posto operatorio, giusto? Esatto. Ecco. E poi ovviamente chi ha sperimentato attraverso le testimonianze noi abbiamo sempre raccolto del, il, il racconto di effetti positivi. Sì. A rilascio diciamo lento sì, nel senso che perdurano nel tempo e allora a questo punto se facciamo in tempo sì. ci vediamo una breve questa volta brevissima due minuti di intervista la moglie del signor Forangelo che si oh. chiama Cristina Dorico e lei ha 58 anni uh -huh. miope vediamo ah, vediamo Cristina è la moglie di Rangelo, ha 58 anni e quindi viene sempre da Luino. Anche lei ha avuto contatti con il dottor Pinelli per un problema legato all'abbassamento della vista e ha fatto la Femtolasic Lux. Che tipo di esperienza è stata? Bellissima. Io avevo una paura da morire e invece mi sono resa conto, a parte lo staff che è di una gentilezza perché mi ha messo proprio a mio agio assoluto. E poi, comunque, anche questo intervento, per modo di dire, perché non è un intervento invasivo, eh? è una cosa bella, cioè non è brutta. E infatti, mi sono trovata subito benissimo e non ho avuto problemi, la vista è migliorata molto. Per cui mi sono trovata subito che mi mancavano, mi sembra due decimi e mezzo, mi sono ritrovata subito a riuscire a leggere lo stesso giorno. Per Quindi, cui è stato bellissimo. Risultato immediato? Sì, sì. Come l'ho fatto? Subito visto. Nel 2019 è stato l'intervento che ricordi hai di quei momenti? Io mi sono trovata, son trovata bene, poi non ho avuto dolori, soprattutto non ho avuto fastidi e è come se neanche l'avessi fatto alla fine. Quindi è riuscita ad ottenere quello che era il suo sì, risultato? Sì, L'obiettivo io l'ho ottenuto, sì. Adesso vengo a fare i miei controlli, comunque mi, mi trovo sempre a mio agio, sono sempre tutti gentilissimi, non sembra neanche di entrare in uno studio perché comunque veramente sono e poi sono molto pazienti, ti sanno ascoltare, è davvero molto bello. Bene, molto piacevole anche questa intervista sì, bella. e quindi lui ha fatto la fotobiomodulazione, lei l'ha femtolasic lasic lux però qualche anno prima e conferma e ancora, il risultato è contento, è contento. Molto gentile. direi che possiamo chiudere qui e ritrovarci fra un paio di minuti però continuate a telefonare, grazie Dunque questa nostra terza parte è dedicata alla nutraceutica sì. prevalentemente. Abbiamo detto prima che eh, ci sono delle tecniche, delle metodiche che richiedono, per avere un, un buon funzionamento, richiedono di lavorare in sinergia, ad esempio per le patologie della retina e della macula, in generale per la salute dell'occhio si possono fare queste metodiche di luce ma la, la parte buona viene svolta anche da questo farmaco naturale che è eh, appunto il prodotto nutraceutico, che altro non è, è un, diciamo che è un integratore con una marcia in più, proprio per gli studi che lo precedono, la sua formulazione, la potenza eh, che ha. Ecco, un, diciamo, un prodotto nutraceutico non è da confondersi proprio con gli integratori, quelli che, che troviamo. Di solito è un prodotto più sofisticato, più naturale, ma più sofisticato nella sua formulazione. È vero, c'è una, una sottile linea eh, tra, le due, eh, tra le due categorie che dobbiamo ancora definire Però, senza svilire l'altro per no, l'amor no. del cielo. Qui abbiamo dice la parola io analizzerei l'etimologia. Integratore integra qualcosa che c'è già, mm? Mm -hmm. e quindi è utile. Integriamo con, esatto, esatto. e quindi l'integratore è comunque interessante quando poi ne vediamo anche un effetto clinico. La nutraceutica invece non è altro che l'evoluzione del farmaco naturale di Ippocrate, lui diceva, lui faceva il famoso minestrone di Ippocrate, di cui c'è ancora la ricetta, no? Eh no sì, so. sì, sì, sì. sì. Ippocrate diceva, a parte di chi diceva ossia, il cibo è la sì, tua sì, medicina, sì, sì, e quindi lì allora puoi dire il cibo giusto è la tua medicina, il cibo sbagliato può essere la certo, malattia, certo. interessante. No, lui, lui curava i suoi pazienti con un mese di 4-5 ciotole al giorno di un minestrone per esempio, dove metteva dentro porri, patate, carote, e lo faceva bollire due ore finché era una pappetta e poi li depurava per un mese così e passavano un sacco di malattie. Tanto per dire dove era arrivato questo. Aveva capito che c'era la fitochimica dentro. E qui noi abbiamo lavorato con, in questo senso. Questo qui è anche utile per la... La maculopatia secca, quindi la nutraceutica. È interessante secondo me far capire alle persone di cosa si tratta e poi di che cosa vogliamo parlare, ad esempio stasera, nella nutraceutica. C'è la nutraceutica per la retina, Retina pro Project, lo chiamiamo progetto, no? per la macula, quindi asciuga sull'edema, ma esiste anche una nutraceutica che riguarda il sistema immunitario. E io direi questo, il sistema immunitario che noi abbiamo, di cui si parla molto, ma io mi concentrerei su di noi, non sull'esterno, cioè non, non andrei a vedere la, la gente patogena, parliamo di sistema immunitario. Il nostro sistema si può fortificare in maniera naturale, cioè con la nutraceutica, che contiene una serie di fitochimici, poi ne possiamo parlare, noi ne abbiamo formulato uno, sono quattro anni che ci studiamo e adesso è uscito. Ecco, ma qual è, qual è la cosa? Perché l'abbiamo abbia, formulato? Perché secondo me mancava, nella mia visione delle cose, un prodotto a 360 gradi. Cioè abbiamo tanti apporti, ma dovevamo mettere insieme un prodotto che avesse un po' tutto in maniera virtuosa, quindi con le, con le sue proporzioni. E questa è una formula depositata che noi abbiamo con proporzioni e uh, sostanze. Questo è l'immuno? Questo qui è l'immuno project che porta eh, il mio nome per il semplice fatto che ci ho studiato anni e poi ho messo insieme queste sostanze naturali, queste piante, che, che hanno dei principi attivi fenomenali. Alcune già note, altre invece completamente sconosciute per, perfetto. Ai più. Perfetto, alcune già note. È interessante questo però: mettere insieme una comunità di fitochimici è, inter è più interessante che prenderli singolarmente, secondo me, perché c'è una sinergia. Io mi potrei se, così esprimere sui miei preferiti, cioè quelli che ho voluto mettere. Per esempio, partiamo a caso qui, io leggo il terz'ultimo, l'ichene islandico. No? e uno dice ok ma di cosa stiamo parlando? È un lichene che cresce in certe zone fredde e che ha un'affinità fenomenale per la protezione, eccolo qua, per la protezione del sistema respiratorio. Cioè nel momento in cui i tuoi polmoni sono fortificati da un nutraceutico che se guardi bene c'è anche la forma dei bronchi, perché forma funzione, ce <ride> sì. l'aveva detto Leonardo da Vinci, di stare attenti anche alla forma di una pianta. Beh, nel momento in cui un microorganismo, qualsiasi sia, si avvicina a quella zona, trova eh, il polmone o addirittura prima ancora hm, la, la trachea o altre sostanze a eliminarlo e quindi se si ferma in questa zona il microorganismo non va. Del polmone. Il lichene islandico, per esempio, rinforza l'immunità è pazzesco: è antibatterico e antivirale, infatti è una pianta adattogena anche, perfetto, perfetto. E poi ha questa forma meravigliosa, attraente. È un po' amarognolo: d'altronde la medicina amara, quella che, che cura ed è pura. È pura. <ride> Però è ecco, l'abbiamo la messo insieme ad altre Quindi io adoro, io adoro questa cosa perché è chiamato le, anche le cetraria islandica ah è una, cetraria è, islandica è questa qui è una, è, una, è una pubblicazione ci siamo, ci siamo basati assolutamente c'è un'immunomodulazione cioè ti induce la produzione di linfociti pronti a combattere in certi distretti grazie al richiede islandico la gente patogena che arriverà fantastico, eh. <ride> ne abbiamo bisogno poi, sì. poi ho visto sì, questo è pazzesco anche, Ma, come vede ci sono, questa è del 2008, sono pubblicazioni che non hanno qualche mese, eppure leggermente cassate, diciamo, lasciate un po' lì in cassazione, non si capisce, in deposito, interessante riscoprirle, non abbiamo inventato nulla, le abbiamo messe insieme, poi non so, nell'elenco che la regia aveva dato prima, che, che era, poi sono gli ingredienti di questo immuno, che, possiamo poi, che io sto bevendo tutta sera, <ride> sì. ecco, c'era anche... Il camu camu, per esempio. Ah, ecco, in ah, interessante, interessante. No, qui guardiamo ecco, l'uncaria. L'uncaria è una pianta pazzesca, eh, amazzonica, che uncaria perché si aggancia con delle foglie a uncino, eh, e ha dei fiori bellissimi, è potentissima, è un antivirale mostruoso, ha una potenza enorme e contiene delle sostanze. Formidabili, eh, perché riesce a, addirittura a stimolare i linfociti T i famosi memory T quindi ecco uncaria perché la chiamano anche unghia di gatto la chiamano, perché si aggancia a eh, a se stessa, non ad altre piante, e poi fa dei fiori. Mamma mia, che meraviglia! Ma si aggancia con queste, con queste eh, foglie o rami ad uncino, quindi è uncaria, sembrano delle unghie. Ecco, E questa è molto potente, per esempio, per attivare alcuni enzimi, i linfociti, vedi? Questo era ancora un lavoro sperimentale, era di tanti anni fa. Comunque è interessante quanto l'uncaria. Tomentosa Quindi anche sì. aiuta? Sì, sì, i linfociti e le attività enzimatiche nei linfociti. Ecco perché dicevo linfociti T-memory. Per esempio è un esame che pochi fanno. Il linfociti T-memoria è quello che ti dice cosa hai incontrato da quando sei nato. E quando ce l'hai nel T-memoria, le G e le A, l'immuno, le sono comunque a cascata poi. Quando il memory C è pronto... Le guardie ci stanno. Sì, quello che abbiamo sempre sostenuto è che è importante avere la memoria, perché nel caso tu rincontrassi l'agente infettivo mm. o diciamo l'insulto nel corso della tua vita, queste si riattivano, si riaccendono e partono. Esatto. Poi, okay? poi, poi, poi è... abbiamo, abbiamo ehm, altre piante, per esempio abbiamo. Questo è eh, il camu camu ma questo, le... questo... è. La mirciaria dubbia, questo qui è un nome latino pazzesco perché diceva il dubbio, che sort, era sorto un dubbio anticamente del contenuto di vitamina C di questo frutto, che è dieci volte superiore a quello del, che è contenuto negli agrumi. Quindi, noi abbiamo scelto il camu camu, l'abbiamo fatto diventare in polvere, in strato secco e altro. E quindi, è commestibile questo? Sì. Mm. incredibile, l'abbiamo messo dentro. Mai nella mia vita sì, sì, credo sì. di averlo messo lo troviamo in Perù e nelle Ande, noi lo prendiamo da là, quindi la fornitura arriva da puro e l'abbiamo messo dentro insieme e ha un'affinità con un cario, cioè si trovano in questa polvere, e dopo la vediamo insieme, e hanno anche una, una, un profumo interessante. Ecco, questo è il colore, e chiaramente ecco, il camu camu è vitamina C, quindi la vitamina C è tutto, sappiamo. E in questo caso, è, oltre che essere biocompatibile a dosi anche elevate, è molto, è molto intensa in, questo, in questi po pochi milligrammi, ma soprattutto conosciamo gli effetti antiossidanti e antimetaplastici. Quindi la vitamina C è anche. È la più studiata, ma è anche credo una delle più potenti come vitamina. Eh? Direi... Solo che dovremmo ricordarci di non assumerla solo in un momento della giornata, no, questo ma... sarebbe ma ogni tot ore dovremmo avere... Perché se no dosi. la perdiamo. Insomma. Ma vedete vede che la nutraceutica concepita così diventa cibo, eh sì. uno stile di vita. E quindi se troviamo, ad esempio, se io ad esempio, personalmente faccio un immuno al mese, un mese sì, un mese no, un mese sì, un mese no, più che sufficiente, e francamente io mi trovo personalmente bene. E' quello che, che posso, per chi mi fa domande come fare, a, come prenderlo, io direi a mesi alterni, non occorre essere continuamente eh? ecco sotto una, un prodotto del genere. Si potrebbe fare anche magari il periodo Stagionale. del freddo, ecco, ecco ad esempio dove sta, siamo più esposti. Dipende eh? anche dalla persona. C'è certo. quello che è già più forte a livello immunitario, che si alimenta già bene e quindi ha un fisico di un certo tipo, c'è quello che ha più bisogno e durante una dieta quindi supporta in questo. Mesi alterni oppure nelle stagioni di passaggio, perfetto. Perfetto. La, no la regia ci stava già suggerendo un altro dei suoi preferiti. Mm. Perché abbiamo visto che l'elenco è veramente molto alto. Lo ampio, zinco, forse, però lo so. zinco è un minerale. Beh, qui non che... dobbiamo dire più di tanto, lo sappiamo, lo conosciamo eh, bene. Però lo zinco, se non fosse stato per questa pandemia. Sarebbe stato abbastanza conosciuto è un po' il Cenerentolo. Dei... A me piace che si parla tanto del ferro nel corpo esatto, ma non dello zinco. Dello zinco, zinco no, dello È delle prezioso molto antiossidante, pazzesco, però uh -huh. mi piace quando è associato, per esempio, al coenzima Q10 che abbiamo messo dentro anche qua. Uh -huh. Quindi mettere zinco, coenzima Q10, emblica officinali, slichene, camuca uncaria e altre, per esempio le chinacea c'è anche. Sì, sì. Beh, tutto questo insieme... Ecco, cosa dicono a proposito dello per, zinco per la la salute della salute umana, umana? Dice che stimola le cellule immunitarie. Cioè e no. eh, noi lo abbiamo proposto più volte, cioè nel senso come integrazione lo zinco, proprio perché anche questa capacità di... Eh, tipo di fare esplodere le membrane dei virus. Ma Veramente, sì. sì. Ed, è, ed è straordinario. Sì, è cioè io in questo momento, di nuovo che siamo in inverno, io me lo sparo dappertutto, sì, lo sì. assumo ah, in piccole... Sì, è vero, eh. e beh, però io. in un nutraceutico che è presente è molto utile. Invece io ricorro anche, me lo spruzzo anche nel naso. Ma basta, sincera, ba, basta, gola, fare, basta fare non so, un ciclo di tre, di tre e poi fare gli esami base, del sangue? Esatto, è uno fa gli esami del sangue no, no, e si sì, va No, molto bene. Ecco, ecco mi, piace, mi piace molto che lei abbia citato il coenzima Q10, Vabbè, qui... perché ricordo di aver letto un testo in cui il coenzima Q10, mm -hmm. L-arginina... È un altro che mi sfugge, sì. e chiedo scusa. Sì. Praticamente potrebbero essere anche gli amici più importanti per il nostro cuore. Certo. Ma al di là della funzione cardiaca, comunque sì, la Q10 è un coenzima Il Q10 è coinvolto tantissimo eh, dell'attività mitocondriale, per esempio, cioè l'ATP. Anche Mamma lo mia. ecco, è quindi l'ATP TP e la moneta energetica, anche dei fotorecettori. Quindi noi qui diciamo Immuno Project, però attenzione: l'occhio non è esente da questo. Eh sì. eh sì, nel retina ci sono pochi elementi per la retina, nella macula meno per la macula specifici, ma nell'immuno c'è anche. Quindi una persona sana a occhi che vuole rafforzarsi il sistema immunitario. Con questo prodotto... Nutri qualche... anche la Comunque esatto. il Q10 è incredibile, anche lo zinco. Ecco, è vero che sono già nominati, sono già conosciuti, però ad esempio che abbiano un'attività formidabile sull'ATP no, mitocondriale... No, non è neanche... È conosciuto nel mondo scientifico, senz'altro, però persone, non è, è veicolato molto. No. A livello di informazione se ne parla a Oppure se ne parla a sé stante. Esatto. Si dice medici. il Q10 e uno dice... Mh, ho sentito parlare del Q10, però c'è un po' di mistero dietro. Sì. No, ma io sem ho sempre amato le, le formulazioni tipo la sua, nel senso che è molto più comodo avere tutto in un'unica eh, formulazione, se no la mattina tu devi ricordarti vabbè, di prendere 7, 8, 10 cose diverse. Se, secondo me mancava il prodotto che avesse tutto, ma questa è la mia opinione personale. Ah, no, Ad esempio, che... poi noi abbiamo, abbiamo studiato tutti questi articoli, ci cioè abbiamo passato. Tempo, per esempio. Vedi la protezione cardiovascolare in alcuni.? Noi usiamo parti. anche il tè rosso, Roibos lo usiamo ad esempio nel ah. retinale anche qua, è, è, in latino è la, la spalla è praticamente è di colore rosso e assolutamente è antinfiammatorio e contro lo stress ossidativo. Maraviglia! Naturalmente uno dice, ma, ma perché devo, è, come faccio a prendere una roba del genere tutta insieme? cioè. Cos'è? È un pastiglione, è una capsula? È polvere. A me interessa molto anche il discorso di dire ma perché in polvere che ha spazi tra molecole e non in una capsula, in un sacchetto o in una compressa? Ma perché è chiaro che se comprimi qualcosa, l'effetto di spazio intermolecolare lo togli e devi usare qualcosa di chimico per tenerlo compresso e poi la compressa va. A incontrare l'acido cloridrico nello stomaco e quindi ha una manipolazione chimica. Se tu invece metti un misurino o mezzo cucchiaino in acqua tiepida, la mattina, o qui dentro c'è anche un misurino, quindi una cosa del genere dura 20-25 giorni, tutte le mattine a digiuno. Non a casa sua, però? Eh? No, a casa mia, no, a casa mia, a casa mia casa dura un giorno. vedo <ride> <ride> no, però... che se ne sta nutrendo davvero sì, come ma... fa di solito e del resto. No, ma lo faccio proprio quindi perché non c'è nemmeno... problema di sovradosaggio. È bravo, infatti, questa è la dimostrazione, se no l'avremmo visto qualche volta no, avere non, problemi di genere. Non dire... c'è il problema di sovradosaggio, almeno non mi risulta. Non ci sono risulta. effetti collaterali, il no, però, però sovradosaggio però ecco cioè. una persona può dire ma come faccio a usarlo? Ecco questo direi che è un consiglio pratico sicuramente gradito è dai importante nostri. Importante anche perché eh, c'è un metodo molto semplice che è quello che facevano, usavano gli antichi millenni fa noi abbiamo messo qui il viso di, di un, dei sumeri, perché secondo noi sull'antipiano iranico tra Tighe e Ufrate c'era già l'ultracertica e l'elioterapia, che oggi diciamo fotobiomodulazione E avevano gli orologi solari, cioè queste persone già al polso si mettevano di qua e di là. Non erano timer, ma erano dischi solari al polso, di cui nessuno mai ci ha dato spiegazione, ovvero rappresentavano il sole. E prendevano la luce, ultra, non lo sapevo. Sì, e infatti, i sumeri eh, che non erano a Siro Infatti, ho, questo, ho apprezzato la, anche nello spot che, che passa sulle nostre reti. Ho apprezzato la storia dei sumeri. Sino arrivati poi, Ma dopo eh, sì, perché gli, poi a, le loro conoscenze. Sono arrivati a Venezia. A Venezia sì. E a Venezia poi è arrivato. Nei, nei e secoli. il nome Anunnaki che significa? Anunnaki con una N e una N nulla a che vedere con l'esoterismo di Anunnaki con doppia quello è un falso secondo me concettuale Anunnaki ah. vuol dire cielo in terra Anunnaki vuol dire che un matrimonio tra ciò che viene dalla luce e la pianta che sta in terra, quindi filosoficamente okay. è mettere insieme Allora, molto terra a terra sì. quanti misurini al giorno? Ma io direi uno è più che sufficiente, ah, ma anche... E abbiamo già la fornitura per il nostro sistema sì, immunitario. Eh, lo mettiamo nell'acqua tiepida. Cosa è questa pianta? Tiepido. Perché la regia ci provoca con... Io non, non le riesco a riconoscere, devo fare un corso di, di botanica. Devo fare un corso. Qu di questa non mi viene... È l'emlica per caso? No, essere no è, è, è verdina. l'asciuganda Ah, vede. Ecco, vede? L'asciauganda. Sì, e questa qui è un'altra pianta pazzesca. Ah sì, lei è sempre un po' pizzicata nella yurveya. Beh, ma sì, anche perché la Nutraceutica non ha una patria. La nutraceutica no, 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 è una è filosofia. Giusto. Ad esempio, l'Ashwaganda. La radice l'estratto del, del della radice di root di Ashwaganda è immunomodulante, adattogenico addirittura. Cioè dice Il modello qui no? Cosa gli hanno fatto ah, no, lo so, probabilmente, gli probabilmente gliel'hanno messo, gliel nel, messo nella, nella, nel, nel cibo. Ah, ecco perché. Ecco. Eh. È incredibile questo, e questo? questo È questo? è il frutto della... di, di Ashwagandha. Ah, il frutto frutto di Ashwagandha. Non è il frutto della passione no, no, questo. No, è il frutto della Ashwagandha. Guarda è che ricchezza, pi... cioè veramente noi dovremmo rispettare e proteggere tutte le biodiversità, perché a volte anche noi mangiamo solo pochi frutti. Io, io pochissimi perché non amo la frutta, però eh... Leonardo parlava di, di forma funzione eh la sì. nascita degli linfociti Le avviene anche sempre. in questa maniera, quindi nel momento in cui vedi qualcosa che nasce in un certo modo devi pensare qual è l'organo. Giusto, ma guai, tutti possiamo fare questo esperimento. Apriamo una noce. Sì. Nel eh. guerriglio quello che vediamo dentro è proprio il nostro cervello. Certo, ma certo. Eh? Sì. È una cosa impressionante. Sì. Oppure la, la foglia della digitalis lanata è a forma eh. di cuore. Di cuore, certo. E la digitale è usata... Queste. Azzarderei che questi sono mirtilli. Sì, esatto. <ride> qui non male. possiamo sbagliare, però eh, piccoli, non di quelli troppo grossi e chiari, mm -hmm. sono piccoli e quindi sono il mirtillium nigrum e spesso sono selvatici. Per esempio, questi li ritroviamo anche però nella Retina, sì. nel Retina Project, sì, giusto? Sì, sì. Questi qui. Sì, è un po' una base questo Sì, direi mirtilio. che il posto migliore al mondo per i mirtilli selvatici è la Bosnia. Davvero? Sì, in Bosnia ci sono i migliori, più piccoli e che hanno un contenuto pazzesco, se ne schiacciassimo uno qui inondiamo lo studio, mentre invece se prendiamo quelli grossi pieni d'acqua a volte si ferma tutto qua e diventa acquoso. Eh sì, abbiamo notato che questi sono veramente potentissimi, infatti il contenuto di, di, di sostanza effettiva dentro è altissimo e sono selvatici, cioè sono wild, cioè non sono da coltivazione. Si possono anche coltivare, ma quelli selvatici sono incredibili, sono pieni di sostanza, perché vivono in, in, non in cattività, ma in libertà. Meraviglioso, no, no, io questi li apprezzo davvero. Anzi, devo dire una cosa, magari un po' sciocca: però, ho sostituito il vino col mirtillo almeno Tutto durante bene. la settimana Tutto perché bene. col lockdown dell'anno scorso, cioè ci siamo tutti un po' rovinati tra mangiate e bevute. Sì, sì, sì. sì e non comunque il mirtillo davvero fa molto bene per il microcircolo e quindi Vero. per così tutti come i problemi ad esempio, di macula. Così come ad esempio. La centella asiatica, che adesso se ne parla tanto, no, la noi siamo partiti davvero. forte con la centella anni fa, qui, parlando di sì. occhi, e io vedo con piacere adesso che è diffusa in diversi altri eh, prodotti Eh sì, adesso le trovi anche nelle composizioni, nelle formulazioni anche di creme per le, per per, le gambe. Perfetto. Per... Eh, la sono asiatico, contenta di, di, ancora una volta, di avere mh, ospiti, eh, interlocutori che sono sempre avanti rispetto, anche rispetto al mercato, diciamo, eh, ma sì, è bello vedere così. che poi il mercato segue, è un segno sì, sì. Ecco. è una conferma. E comunque un'altra cosa, questo preso a digiuno per esempio è il massimo. Se l'acqua è tiepida o il tè tiepido, bene. Non tanto, eh, meno di mezzo bicchiere, tanto così. E bisogna fare sciacqui secondo me prima, tipo i sommelier, in modo che nel sublinguale il prodotto riesca a entrare in circolo prima e poi lo mandi giù. Dopo aspetti 20 minuti, secondo me è importante. Prima se, di introdurre altro alimento. Prima di fare la colazione. In questi 20 minuti lasci che il corpo riesca ad assorbire a livello cellulare certo. la sostanza e poi fai colazione. Invece concretamente per dare un consiglio alle persone che soffrono di patologie retiniche, di macula o o come lei ha citato prima, o semplicemente vogliono fare prevenzione per non incappare in patologie, come, come deve essere strutturata la, diciamo, la, la terapia? Ma dunque c'è il Retina Project sì. e poi il Macula Project. Ecco, ma lì quanto si... Ma io, io in quel caso lì uh, farei... Sono cicli? Che sì, tre di tre, tre mesi. Uh -huh. E poi uno fa un esame di OCT, tre mesi di macula oppure in alcuni casi facciamo sei e poi l'OCT se uno invece sta bene e non ha nulla e vuole prevenire io consiglio 3 sì, 3 no 3 sì, 3 no e il tuo medico a casa cioè alla fine madre natura è il medico a casa e quando stai bene puoi fare un check up all'anno dell'oculista di fiducia ma, e, e constatare che sei in salute ecco però mantenersi in salute con prodotti che hanno una base scientifica ma sono naturali, naturali nel senso scientifico del eh, termine. Ma penso anche con i nostri telespettatori che sono molto educati e alcuni anche molto evoluti, lo sento dalle cose che scrivono, eh, sfonda una porta aperta, eh? nel senso che amiamo questa, questo tipo di tipologia di, di cura. Ecco. La sì. nutraceutica è proprio. Per carità, ci sono In i farmaci, la, i farmaci salvavita chimici, io li rispetto. Ma sono pochi, importanti, esatto. efficaci a breve termine, e poi, e poi il mantenimento sulla madre natura, per me, è interessante. Quindi, mantenere uno stato di salute, di prevenzione, più che curare. Si può anche curare con queste. Con, però, io introdurrei il messaggio come mantenimento della salute. Con... Molto bene, allora se avete qualche altra cosa da chiedere, suggerire, i telefoni funzionano sempre, sì, sì. i nostri centralini sono attivi. Ci vediamo come al solito fra pochissimi minuti. Abbiate un po' di pazienza, a volte può essere istruttivo. Ah. Eccomi qua al pianoforte, eh, volevo solamente eh, sottolineare una cosa eh, che secondo me è importante. Quando il maculopatico non vede nitidamente o ha comunque questa visione un po' poco luminosa, eh, io ho pensato di unirla al, al discorso dei suoni, perché infatti sono vibrazioni. Quando il maculopatico vede un po' offuscato è come quando... Per esempio un suono è abbastanza flebile, per, supponiamo un pezzo di Schumann, adesso mi viene in mente così, che non è, che non è molto uh, potente. Chiaramente è Schumann, è una grande musica, però è un po' felpata e c'è scritto piano sulla partitura. Quando poi fa la fotovimodulazione, quindi è più luminoso, si dice, nel, 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 nel gergo musicale si parla di suono luminoso di un pianoforte o di un pianista. In questo caso se lo, tras, se lo trasportiamo sulla visione diventa proprio un suono più illuminato. È lo stesso pezzo di prima. Eh? Viaggia anche di più, eh? Questo per, per cominciare ad associare lo stimolo luminoso allo stimolo sonoro che poi seguirà nella forma di terapia di medicina rigenerativa. Perfetto, grazie. Possiamo dire bravo, bravissimo, wow. sarebbe stato sì. anche un bravissimo concertista. No, no, ci l'ho fatto anche per anni. No, lo so, sì. che è una carriera solo, diciamo così. Sì, 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 sì. Eh, infatti potrebbe tornare, <ride> però, però secondo me era interessante questa cosa perché anche quando parliamo di luce dicono ma la, la medicina, la luce eh, non è scientifica, è scientifica. Abbiamo dimostrato, io ricordo che in passato, parlando di arte pittorica, sono sempre stato affascinato da Turner, che era il pittore delle tempeste uh -huh. e, e era un po' criticato, no? lui faceva tutte chiazze di colori qui a Venezia. Qua è Venezia. E, durante, e lui addirittura si faceva legare all'albero maestro durante una tempesta, e mentre c'era la tempesta buttava giù dei colori. E tu dici: Ma è, è come dire, un medico che parla di luce, dove tutti, è tutta la letteratura è un po' strano, vago, bello, ma dove sta la scienza? Occhio, siamo andati a scoprire gli studi di Turner, che faceva a casa, era peggio di Leonardo e Canaletto, cioè era una belva, era un computer umano, possiamo vedere lo studio di questo. Di, di questo quadro, ecco, questo è lo stesso. Prima lui per mesi studiò le misure di tutti i palazzi a mano. Questo sembra Leonardo da Vinci, sembra il Codice Atlantico, è sempre Turner, però a casa sua non l'ha mai mostrato a nessuno. Quindi, dietro quel capolavoro apparentemente distinto, c'era un computer, uno studio, job. Sì, perfetto sì. allora la stessa cosa è con la luce, la stessa cosa è con quello che stiamo dicendo qua, la nutraceutica quindi è bello arrivare a questo risultato però non bisogna dimenticare che prima c'è stato il resto e quindi ecco pubblicare significa anche ma nessuno avrebbe mai pensato che dietro, che dietro questo fosse. quadro c'erano mesi e mesi di misure Ecco, quindi l'arte e la scienza sono sempre stati, state. Questo, questo è uno scienziato. È chiaro che le proporzioni che mette qua sono da scienziato. Quindi arte e scienza, se tornassero insieme potrebbero essere la chiave. Perfetto, diamo Grazie. il benvenuto. Vuole? Sì? Salutiamo Carlotta. Carlotta. Esatto. Anche, sera, dottore, buonasera, dottore, Benvenuta buonasera. Carlotta. Anche perché Carlotta ci è preziosa, ci sta portando un po' il resoconto delle telefonate. Che noi così un po' concentrati sull'argomento. L'esame. Abbiamo... Esatto, esatto. esatto, sì. Esatto. Allora, inizio. Sì, prego. Allora, Ilaria, 45 anni da Alessandria, chiama per la figlia che ha 17 anni e soffre di miopia. Usa molto, forse fin troppo, le lenti a contatto. Sì. Voleva sapere se è possibile intervenire. È un po' presto. Ecco, c'è un codice etico che dice che bisogna avere almeno 18 anni, io dico 6 mesi un giorno. E con tre mesi di difetto visivo stabile. Però anche se gli anni sono 18, 19, 20, non cambia. Ecco, non è che bisogna aspettare 40 anni. Però eh, dopo i 18-19 anni si presume che non ci siano più eh, sbalzi, parliamo di fisico. Perché c'è ancora una crescita in atto, lei dice? No, Beh, è difficile Finissimo. dire se 18 anni è una data eh, che serve alla do ai documenti o a noi, uh -huh. però nella mia esperienza dopo 18 anni e una non prescrizione eh, seriale si può togliere un difetto e il difetto resta. Quindi direi si aspetta ancora un anno. L'importante è che non si faccia prescrivere spesso gli occhiali perché il miope ama essere ipercorretto e da 3 poi 3,5, 4, 5, 6 poi te lo trovi che è sempre peggiorato, in realtà è ipercorretto. Sulle lenti a contatto che dire, sono una grande invenzione, però bisogna usarle, eh, l'occhio vuole essere bagnato, quindi con attenzione, magari ad evento, esce la sera con le lenti, perché le, va, le piace, o sport, poi però ogni tanto porta l'occhiale, questo è il mio parere. Eh, penso che sia saggio. Sì, sì. sì. Un'altra domanda. Sì. Alberto, 21 anni da Lecco, sono uno studente di architettura e fin dall'età di 8 anni porto gli occhiali. Facendo molto sport, tendo a preferire le lenti a contatto piuttosto che gli occhiali. Sì. Volevo sapere se con il mio difetto occhio destro 4.50 e occhio sinistro 3.75 con astigmatismo si potrebbe correggere o è necessario aspettare una stabilità. Interessante, bisogna vedere cosa intendiamo per stabilità. Se la stabilità è quella del suo A o della, della prescrizione, del prescrittore. Quindi io direi una visita, sì se vuole, e giustamente lo può fare dall'oculista di fiducia. L'importante è che non sia un facile prescrittore, cioè che dica 4,5-3,75, bene. Ogni tanto levati dal computer e fai uno sport, guarda anche da lontano, alterna, poi la luce del sole non è nemica, quindi stai anche all'aperto, se, se puoi. Torna fra sei mesi e se sei stabile puoi anche pensare di toglierti il difetto visivo. Ci sono degli esami da fare, lo spessore della cornea, eccetera, però la risposta è sì, non bisogna aspettare la stabilità. Se la stabilità esiste la vedi in sei mesi, sicuramente se ha un meno 4 dai meno 4 ai 50 mm. lo accetta, okay. perché dice, mi mm, dà un po' fastidio però, e la frase classica è, per una settimana avrai mal di testa, poi ti abitui. Ecco, a una lente giusta non ti abitui subito. Quindi non hai bisogno di una settimana di mal di testa, vuol dire che se sei percorretto e hai mal di testa, dopo il tuo cristallino e l'occhio dice: Se il mio padrone proprietario cioè il, il, vuole la lente più forte, io mi tengo, in, te vado indietro, il cervello è sabito e dice: Sono quattro e mezzo, e diventi quattro e mezzo, ma non lo eri. Eri solo un 4 stanco. Quindi io generalmente quando hai giovani che vengono con 4 dicono: Venerdì o giovedì, strizzo un po', eccetera, dico: Torna un sabato mattina è eh? un polivitaminico e non cambio la lente e poi se sei stabile a 6 mesi possiamo togliere il difetto ecco questa è anche una la facevano anche ancora una volta gli oculisti di una volta che quando facevano un occhiale durava 15 anni <ride> In realtà, ho mi ricordo un benissimo, po ragione, sì, eh. sì, oggi c'è sì. davvero anche questa... Quindi la serialità, non, so la serialità non ci sta con la chirurgia refrattiva eh, neanche. però peggiorato, cosa vuol dire? È vero che i computer e gli iPad possono sforzare l'occhio, ma come si sforza si può anche riposare, quindi si può dire alterna ad esempio lo sport, campo lungo, la visione da lontano, si può fare. Qualcuno glielo dovrebbe dire ai nostri ragazzi però? Eh? Certo. Eh. Perché stanno veramente troppe ore su, è verissimo. su questi schermi, su a niente, luce blu, oltre niente, niente da dire, ha ragione. Oddio, oh, ho visto che Carota ha un sacco di sì. domande. Adesso, ma Bisogna hai... correre un po'. Esatto. Prego. Achille... La, la peggiore, la peggiore. Sì, va bene. Achille, 72 anni, colonio monzese mm. Dal 2017 al 2018 ho fatto diverse iniezioni in entrambi gli occhi. Eccola. Nel 2019 l'oculista che mi segue mi ha detto che la mia maculopatia è passata da umida a secca. È indicato in questi casi un trattamento o si deve aspettare più tempo? Beh, complimenti all'oculista e anche al paziente, perché questa è una domanda edificante. Fa capire che l'umida può asciugarsi, quindi in questo caso le iniezioni hanno avuto successo, e siccome è diventata secca, le iniezioni avranno un numero limitato e non dovranno essere prolungate nel tempo. Quindi, secondo me, è una bella storia. Beh, io, una persona così la fotobiomodulerei subito, darei nutraceutica e nella nostra esperienza umida non torna più. Perfetto. Direi forse di controllare il cardiovascolare, pressione, ecco farei magari una visita accurata o io o meglio un cardiologo e avrei un link con lo specialista in modo da... Però ecco, è una, questa è una bella storia, quindi mi fa piacere. ecco. Sono anche preoccupato, 72 anni. No, ho capito il senso di, di ma, questo ma la di la fare pressione una buona vita, giusta. No, ma perché è anche tutto collegato, ma, giustamente. Ma noi siamo. Un sistema, l'occhio è solamente un segnale. No, no, ma anche per quelle buone spiegazioni che lei ci ha detto che quando ah. eh, lei trova una maculopatia umida vuol dire che c'è un, un. un paziente sistema spesso è vascolare. Vascolare. Sì, eh, sì, ecco, sì. Quindi questo lo capito sì, giustissimo. Sì, sì, sì. ora ci fermiamo un attimo, sì. sentiamo la telefonata che c'è ah, sì. in onda. Entiamo. Sì, pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Vogliamo sapere il suo nome, da dove ci chiama e un pochino della sua storia, dal punto di vista almeno del, della vista. Sì, ok, dunque io sono Fabrizio Tagliazucchi, sono di Vignola in provincia di Modena e guardando la televisione praticamente mi ascoltavo sempre molto volentieri queste interviste. E, sinceramente l'ho ascoltata per più di due anni o tre. Poi mi sono segnata il nominativo del dottor Pinelli e, e ho scoperto che praticamente lui eh, operava, insomma trattava gli occhi a Brescia prima però io in quel periodo lì ero diciamo troppo impegnata e ma anche sinceramente molto scettica. L'anno scorso eh, ho telefonato e ho scoperto che non erano più in Italia ma in Svizzera e niente, non so come mai ho deciso di andare a fare una visita. Ho fatto una stessa. visita, ci siamo parlati e ho deciso di fare il trattamento. Questa è stata, diciamo, la mia esperienza. Bene, quindi ha fatto la fotobiomodulazione, signora? Esatto. Eh, anche lei riferisce di aver provato una buona sensazione, una sensazione gradevole? Ma io guardi, sono stata, diciamo, in clinica, mi hanno. Mi hanno messo diciamo delle gocce di anestetico e poi dopo ho fatto questo trattamento con i fotoni. Non e io ha... non ho sentito… pronto? Sì, no no, la stiamo ascoltando. Ah ok. E, quindi que... il suo problema iniziale signora qual era? che non ci vedevo da vicino, ero pre perché ho 59 anni. Ah, ma allora lei ha fatto la Femto Lux, ha fatto ah. proprio... Esatto, esatto. Ah, adesso capiamo meglio. Sono un po' emozionata. No, okay. no, semplicemente oh, no. non... non <ride> Io no, non avevo vera, afferrato eh. il concetto. Ah, ho sì. capito. Oltretutto ci piacerebbe anche sapere lei nella vita cosa fa, ecco. Dunque, Siamo indiscreti, signora? No, no, per bacco, dunque io ho lavorato fino a pochissimo tempo fa e lavoravo, ho avuto un, un negozio a contatto col pubblico, tutto lì e Bene. da un anno, quasi due anni invece avendo venduto l'attività sono facendo delle altre cose, ma mi è privata. Ecco. Bene, comunque insomma il fatto di poterci vedere anche da vicino è utile per lei, nel senso che... Per me, per me è utilissimo. Posso immaginare, la cosa. Sì. sì. Bene, esatto. Bene. Ed è soddisfatta, il risultato sì. eh, è consolidato, è stabile, sì? Io direi, per ora direi di sì. Posso parlare per questo momento? Direi proprio di sì, proprio. Allora... Non me l'aspettavo, sono sincera. <ride> Guardi, anche lei... perché quando sono andata in visita ho visto, diciamo che il dottore, ci siamo parlati, anche lui era su di me un pochino scettico. Sì, perché mm. lo scetticismo è una cosa bilaterale. Adesso <ride> ci vogliamo molto bene, però. E Quindi ci, ci siamo studiati a vicenda. D'altronde io non opero tutti come lei non vada a ogni medico. Quindi abbiamo fatto tutte e due una scelta eh, di. Esatto. Ci siamo scelti, però adesso siamo felici, giusto? Eh, sì, giusto, bellissimo. Esatto. Grazie, è stato bellissimo. Sì, sì. Allora, noi la ringraziamo tantissimo, signora. Niente, Dal grazie. paese delle ciliegie, giusto, Vignola De... esatto. Oh. E non solo. E non solo, comunque non il, solo, il rosso. diciamo il rosso. In questa zona qui è rosso. Bene bene, bene, bene. Allora si goda questa sua eh, visione, ca visione, capacità insomma visiva e riconquistata e bene. Le auguriamo bene. giorni felici. Grazie ancora tanto per aver chiamato, signora. Bene, buon proseguimento. Gra grazie. Molto vedere, gentile. Susanna. Sì. Beh, ecco. Ma Ci piacciono anche queste testimonianze, dobbiamo, non è una sì. che proprio si lascia no, no, tanto convincere tre anni, facilmente, Parto. Sì. Ma giusto. Mm -hmm. Ma ha infatti, ma tempi. infatti, quando mi ricordo, quando l'ho visto, ho detto sicura. Lei era scettica, ma, ma anche certo, il dottor anch Pinelli. Beh, ma po'. questo, però, è interessante, credo, per gli ascoltatori. Non è che noi operiamo chiunque venga. Io dico sempre che il paziente sceglie il medico, ma il medico sceglie anche il paziente. Non bisogna trattare la persona che non è pronta, perché poi se fai un capolavoro e non ha compreso cosa hai fatto, ti trovi un paziente disorientato. Quindi io dico sempre, se tu vieni con un cappio al collo che ti ha messo un altro e se ti ristringe, mi devi dare il permesso di togliertelo. Se non mi dai il permesso di togliertelo, eh, io non posso fare niente. Ho <ride> bisogno del consenso. Isol abbiamo un'altra domandina per il dottore o le abbiamo esaurite tutte? No. no, telefonate e sì, ho sentito che ne sono tanti. E questo almeno ci conforta che abbiamo un pubblico che ci segue da, da tempo. Bene. Con, con allora. fedeltà. Ah. Sabrina di 65 anni Cagliari. Sì. Sono ipermetrope, astigmatica e da qualche anno è in sorta da presbiopia. Sarebbe possibile risolvere tutto con un trattamento? è necessario fare più sedute ne basta una arrivando da lontano è possibile fare tutto in giornata? è interessante eh, sì. quello che dice. è un po' quello un che po dicevamo po'... prima per eh, la fotobemodulazione facciamo in giornata quando c'è Fentorasi Glux ehm, siccome operiamo trattiamo il mattino la Fentorasi Glux mentre la fotobemodulazione la faccio il pomeriggio anche perché preferisco che poi venga il tramonto e dormano e vanno a casa allora, sì da lontano facciamo la visita Uh, un giorno e il trattamento il giorno seguente quindi ecco una notte la passano lì Perfetto. però quando lo sappiamo che vengono da lontano diciamo mercoledì per giovedì, giovedì per venerdì mentre la fotobiomodulazione ogni pomeriggio quindi la signora potre, potrebbe dicendo di dov'è verrà indirizzata per una visita preoperatoria o pretrattamento di mercoledì e giovedì e non di lunedì e martedì perché l'effetto della Lux lo lasciamo verso il weekend mentre la fotobiomodulazione è tutti i giorni questa è una scelta puramente organizzativa e quindi ecco la risposta è sì il trattamento è uno non deve farne più d'uno ecco questo è interessante cioè quello che dicevo prima più difetti visivi insieme e poi due occhi insieme quindi Prende un aereo, arriva lì, non so io, che so io mezzogiorno, 10, so, all'inate o malpensa, visita, dorme la, quella notte, la mattina dopo il trattamento, supponiamo alle 3 fa il controllo, alle 6 c'è il volo di ritorno e cena a Cagliari a casa sua. È una domanda ricorrente perché chiamando da ogni parte sì, d'Italia eh sì, è una domanda importante Infatti noi ci stiamo organizzando su uh, anche la parte logistica di questo. Mm, molto bene. Eh, abbiamo tempo per qualche... siccome eh, abbiamo. Deciso qualche anno, l'anno scorso sì. forse di eh, rispondere a, agli scettici, non ai telespettatori sì. o ad esempio a questa paziente che ha telefonato agli scettici, ai colleghi scettici, diciamo, sì. allo scetticismo del mondo scientifico oh. riguardo le sue argomentazioni, dec ha deciso lei veramente, io sì. ho seguito alla lettera di pubblicare anche molti studi. Ma che... più che decidere, a me piace pubblicare, sì, no, sicuramente ti, porta, vi... ti piace, porta via, ti porta via del tempo. All'inizio è stata anche una necessità siccome... Ma io è... pubblico da 30 anni, dire la verità. però da quando so. facciamo la luce nutraceutica esatto. bisognava pubblicare un un maniera, po' di più? Ma poi per... ne, in, in, nel mondo anglosassone, non nel correrino dei piccoli della DK2. Lo <ride> no, voglio dire, bisogna fare sì, una pubblicazione... No, e beh, insomma, no. E no, quindi, no, infatti dicevo, vogliamo vedere le, le cose, puntualizzare sì, le cose più importanti. Eh, per il Paracel siamo andati a Dresda. Questo lo abbiamo preso. Nella casa prima, loro. Sì, sì. E quindi per la riboflavina, sì, ecco, poi Questo è Miami. Cellar 4 è la prima volta in cui in America hanno detto c'è una proposta di protocollo di luce e nutraceutici insieme ben. e quindi hanno analizzato e hanno fatto passare qui eh, eh, Camillo Ricordi, stiamo parlando di un candidato al Nobel è stato lui che ha coordinato il team che ha pubblicato questo articolo questa è una rivista che lui coordina Molto da Miami professore di Miami quindi è stata la prima volta che l'America ha preso in considerazione L'idea anni fa, nel 2020, quindi due, due anni fa. Quindi questa è un grande, secondo me, una Bene. grande pubblicazione, è stata molto importante. E anche questo eh. Questo è la più antica rivista di neuroscienze al mondo del 1888, è nata, e qui ha detto che la Nutraceutica da sola ancora non ha parlato di luce, perché era un po' forte il messaggio della luce, Loro hanno, sono, sono partita da Nutraceutica. Eh, può eh, essere utile per la maculopatia secca, un caso clinico basato su una nuova teoria non solamente di, di cura ma anche di patogenesi e morfologia, cioè cos'è la maculopatia, cosa non è la maculopatia. E quindi abbiamo studiato tutta la rete, abbiamo pubblicato, abbiamo fatto vedere gli strati retinici e abbiamo visto che c'è un, uno strato dove si accumulano le drusen e lì le abbiamo sciolte. In laboratorio adesso stanno creando le druse e poi le stiamo sciogliendo noi. Questo è un paziente, prima e dopo. Parliamo solo di nutraceutica qui, qui non ha fatto la fotobio. Lei si immagini se poi, gli abbiamo fotobiomodulati, quindi il caso B dopo sei mesi con la fotobio sarebbe liscio, piatto. Quindi se sopra i due decimi, sotto i cinque, adesso arriviamo a 7 quindi ecco, qui sì, si tanto. trattava solo... Allora, si era partiti con l'intento di, di bloccare la degenerazione, perché sì. ricordiamoci che questa è una malattia degenerativa. Abbiamo perché... dovuto andare per gradi, perché anche le riviste di neuroscienze hanno detto prima la nutraceutica, poi la luce separata e poi mettiamo insieme. Cosa insieme? Eh, sì, eh, abbiamo dovuto passarle tutti questi esami, ma è importante. Adesso chi è che può andare contro questo tipo di pubblicazione? Nessuno. Non si, eh, la, la pubblicazione internazionale è ormai inequivocabile e, e questo qui è, stato, è proprio il boom, il molecular science, l'impact factor è circa 5 quindi siamo molto elevati, questa è una nuova teoria completamente, quindi anche Nature.com, il sito di Nature ci ha pubblicato, abbiamo ribaltato completamente la teoria da wet and dry, cioè quella umida e quella eh, secca, cosa sono? Sono due cose completamente diverse, non sono due maculopatie, una è una maculopatia storica che avrà 10.000 anni e l'altra ha 20 anni e l'altra è un sintomo. E quindi riconsiderare il ruolo dei fitochimici, qui sono sbarcati la nutraceutica e la nutraceutica è diventata scienza qua, tramite questo articolo che poi ha fatto il giro del mondo e è ormai ha aperto le porte. Perfetto, ecco, no, siccome abbiamo proprio due minuti, Però, vediamo di, di chiudere. No, no, nel senso che lo, lo ritengo importante perché ci tengo anch'io, per mio orgoglio personale, che le trasmissioni abbiano... In maniera inequivocabile una base scientifica, insomma. Beh, paio, ecco mi che... No, ma mica che non mi fido di lei, al no, contrario, no, no, ma penso di averlo me, dimostrato in secondo campo. Secondo me è un servizio anche per i pazienti e per i colleghi, mm. eh, perché questi articoli si trovano su PubMed Beh. e si possono leggere, studiare. Ai nostri telespettatori, tanto affezionati quanto attenti, e abbiamo visto anche molto evoluti, colti, nel senso ben preparati su queste tematiche almeno, eh, rinnovo l'appuntamento fra un mese. No? Esatto, fra un mesetto. Qua, Va qua. bene, allora eh. il dottor Pinelli, Carlotta Chiappani ed io buonasera. vi salutiamo buonasera. e vi ringraziamo buonasera. tantissimo, davvero. Grazie, buonasera.